Mister, 7 risultati utili consecutivi, ma sono 4 partite che la squadra non trova i 3 punti. Quanta voglia c'è di fare una bella partita domani con il Gubbio e di provare a tornare a vincere davanti ai propri tifosi? Buongiorno a tutti, è vero, 7 risultati utili, però è vero anche che sono 4 partite che non riusciamo a fare i 3 punti e ne siamo consapevoli e abbiamo lavorato in questo senso per cercare di fare ancora di più, però l'importante è dare continuità, anche se, ripeto, è arrivato il momento dove dobbiamo provare a fare i 3 punti perché ci mancano. Complici anche le 3 partite in una settimana, nel finale del derby col Sesti la squadra è sembrata anche un pochino stanca da un punto di vista fisico. Ti chiedo com'è andata la settimana e se hai visto un buon recupero da parte dei tuoi giocatori. Sì, la settimana è andata bene, ci siamo anche noi resi conto che qualche giocatore che ha giocato di più necessitava di fare un tipo di lavoro diverso questa settimana e così abbiamo fatto. Adesso la squadra sta bene e quindi direi che siamo pronti per affrontare una squadra attrezzata, una squadra che pochi ne parlano ma è strutturata per fare molto bene. Due parole allora sul Gubbio, classica squadra di categoria che conosce molto bene questo campionato, che ha diversi giocatori di ottima prospettiva e che conoscono bene appunto questa categoria, questo campionato. Che partita ti aspetti? Sì, è una squadra composta da giovani bravi ma da giocatori esperti di categoria che possono fare la differenza in questa situazione. Mi aspetto una partita tattica, perché l'allenatore avversario è un allenatore molto preparato e per quello che abbiamo visto ha fatto vedere un'organizzazione e un'idea di gioco ben definita. Dall'altra parte noi siamo una squadra che sa quello che deve fare e noi dobbiamo continuare nel nostro progetto, che è quello di dare continuità, di fare il massimo per arrivare a fine stagione nella miglior posizione possibile per poter giocarci tutte le nostre carte. Il derby chiaramente per i tifosi ha portato entusiasmo, c'era voglia di vedere questa partita, ma c'è stato un appello anche da parte della gradinata chiedendo che ogni partita, da un punto di vista anche dell'approccio dei tifosi, possa essere un derby in termini di presenza e di entusiasmo. Per voi questo quanto può essere importante anche domani per poter tornare alla vittoria? Ma l'apporto ai nostri tifosi è fondamentale. Noi così come abbiamo fatto, secondo me, in tutte le partite non abbiamo mai lesinato energie, la squadra si è sempre dimostrata all'altezza sotto l'aspetto dell'impegno. Poi magari possiamo aver sbagliato qualche situazione, però chi non osa non può sbagliare, quindi in questo abbiamo la coscienza a posto, i ragazzi hanno la coscienza a posto. Ripeto, l'aiuto dei nostri tifosi è fondamentale e noi dobbiamo continuare a dare il massimo come abbiamo fatto fino adesso.